Federica, un'Italia che è sempre più protagonista, anche grazie a te. Qual è la ricetta e che cosa si può fare per migliorare anche in futuro? Beh sì, io sono molto soddisfatta della mia stagione, ma anche quella dell'Italia in generale. Insieme a Dominic e a Peter abbiamo contribuito a questa grandissima prestazione. Poi nelle donne abbiamo vinto la classifica per nazioni, che non succedeva da tanti anni. Penso che un po' la ricetta sia, ok, noi sicuramente, ma sta funzionando il tutto, e poi quando ci sono tanti atleti che vanno forte, come è successo noi quest'anno, ti tiri a vicenda. Ovviamente ogni allenamento cerchi di essere davanti, a nessuno di noi piace essere dietro, per cui penso che questa sia una grandissima cosa. Federica, il prossimo anno Olimpiadi è un tuo obiettivo. Sicuramente hai fatto una buona prova quando siete andate in Corea, anche se era un Super G, hai fatto sia discesa che Super G. Ovviamente sappiamo la tua gara è soprattutto il gigante, ma le piste come le hai trovate? Allora, in realtà cambia praticamente località tra discipline veloci e discipline tecniche. Per le discipline veloci la pista l'ho trovata fin facile, per noi era abbastanza facile, non ha grossi pendenze. La difficoltà sta nei dossi, nei movimenti di terreno. Dipende tutto come tracceranno. La discesa, secondo me, per me è un pochettino facile, non è proprio la mia, però in Super G e anche in gigante potrò dire il mio. Intanto per noi è difficile anche solo la qualifica, ovviamente siamo moltissime, siamo tutte a alto livello e essere nel quartetto sarà già una prima conquista. Che ti aspetti dalla prossima stagione? Più una medaglia olimpica o più un buon piazzamento in Coppa del Mondo? Tu quest'anno sei cresciuta molto. Sì, quest'anno ho fatto un inizio di stagione difficile dopo una bella stagione l'anno scorso, mi aspettavo molto di più, quindi iniziare così, non così bene per me è stato un grosso colpo, però risollevarmi da una situazione del genere mi ha aiutato ancora di più per la prossima stagione che, come dici tu, sarà molto impegnativa sia dal punto di vista Coppa del Mondo che poi Olimpiadi. Il mio grande sogno è quello di vincere una coppa come quella di Peter. E ovviamente anche una medaglia olimpica, però io sono più da Coppa del Mondo. Questa esplosione della Goggia vi ha spinto, vi ha stimolato, come l'hai vissuta personalmente? Ma lei è una grande atleta, lei è una che ha sempre lavorato tanto, è stata molto sfortunata nella sua vita, nella sua carriera di sportiva e quindi era questione di riuscire a mettere insieme quello che faceva in allenamento in gara. Sapevo che prima o poi sarebbe arrivata, è ovvio che avere qualcuno che in allenamento va sempre forte, come dicevo prima, ti stimola perché sapere che una di noi è una delle migliori è ovviamente quando ci sei vicino, quando ti avvicini, ti fa capire di essere tra le prime, comunque di andare forte, di avere delle possibilità.